Buongiorno e benvenuti alle nostre breaking news. Casi in discesa nel territorio della provincia di Arezzo, ma c'è un morto. Ottima performance della regione toscana nel recupero dei tamponi in uscita. L'epidemia di Covid segue andamenti diversi nelle 107 province italiane, 7 delle quali sono al picco, tra queste appunto Arezzo. Lo conferma le analisi del matematico Giovanni Sebastiani dell'Istituto per le applicazioni del calcolo Picone del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Questa è un po' la situazione a grandi linee. Malore mentre guida la macchina e si schianta contro la rotatoria dell'ospedale. È accaduto questa notte. Pompieri al lavoro per togliere il guardrail spezzato dalla strada. Il fatto è accaduto sulla tangenziale cittadina. L'uomo è stato poi condotto all'ospedale San Donato. Il lavoro ha richiesto un intervento di alcune ore. Si avvicina il ritorno in campo dell'Arezzo perché mercoledì prossimo a Scandicci gli Amaranto recuperano i 62 minuti della partita sospesa l'8 dicembre. Si riparte quindi dallo 0-0. Dopo la partita di Scandicci la squadra di Sussi è attesa da altre due trasferte di campionato contro Civita Castellana e poi contro Trestina. Tornerà in casa il prossimo 6 febbraio contro l'Unipomezia. Queste erano le nostre breaking news.